Luca e Gustav sono ottimisti. Presto anche loro potranno godere di quei diritti che tutte le coppie sposate hanno. Ma le polemiche non tardano ad arrivare. Sulle coppie di fatto è di nuovo scontro. I vescovi, attraverso il quotidiano Avvenire, hanno messo in guardia il governo Prodi. E cade a ruini, confermando la battaglia contro i Dicos. No alle famiglie di serie B, no ai Pax. Omosessuali. Ma Stella, contrario, non ha partecipato al voto. Berlusconi boccia i diritti per le convivenze, i cosiddetti Dico, e un matrimonio di serie B. In crescente imbarazzo anche i Teodem, i cattolici della Margherita. Noi siamo convinti che questo futuro e questo bene dipendono dalla famiglia con figli. Il no ai Pax non è il rifiuto del rispetto del diritto individuale di ciascuno, è anzi la volontà di promuovere la famiglia come cellula fondamentale della società. Dalla Casa delle Libertà il presidente di AN Fini si schiera con la Chiesa. È giusto che difenda i valori cattolici. E parliamo delle unioni civili. Il disegno di legge è denominato Dico, appena varato dal governo. Si fa sempre più dura la posizione della Chiesa. Nessuna legge degli uomini può sovvertire quella naturale voluta dal creatore senza ferire la società. Dimenticarlo significherebbe indebolire la famiglia, penalizzare i figli e rendere precario il futuro della società. A questo punto non posso tacere la mia preoccupazione per le leggi sulle coppie di fatto.